Spirito di verità che rinnova la terra e dona frutti. In questo modo, Papa Francesco, nella messa di Pentecoste, celebrata domenica scorsa in Basilica Vaticana, ha definito quel vento impetuoso che si abbatté sulla casa dei discepoli, sconvolgendone le menti e i cuori. Uno scuotimento che li trasformò da uomini impauriti, bloccati e chiusi in uomini senza paura davanti ai tribunali umani, capaci di parlare le lingue del mondo per annunciare la risurrezione di Cristo. Lo spirito di verità, ha ricordato il Papa, è capire che la morte di Gesù non è una sconfitta, ma l'espressione estrema dell'amore di Dio. Spirito che rinnova anche la terra, dono del Signore. Per questo, ha evidenziato Francesco, il giardino in cui viviamo va custodito e curato con rispetto. Nell'uomo che con la fede lascia irrompere in sé lo spirito di Dio, fioriscono i doni divini. Pertanto il mondo ha bisogno di uomini e donne ricolmi di Spirito Santo, perché la chiusura alla sua azione è non soltanto mancanza di libertà, ma anche peccato. Ci sono tanti modi di chiudersi allo Spirito Santo: nell'egoismo del proprio vantaggio, nel legalismo rigido, come l'atteggiamento dei dottori della legge che Gesù chiama ipocriti, nella mancanza di memoria per ciò che Gesù ha insegnato, nel vivere la vita cristiana non come servizio, ma come interesse personale e così via. Invece, il mondo ha bisogno del coraggio della speranza, della fede e della perseveranza dei discepoli di Cristo. Ma il mondo ha anche bisogno, ha ricordato il Papa, dei frutti dello Spirito Santo che sono, secondo San Paolo, amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Rafforzati nello Spirito e di questi molteplici doni, diventiamo capaci di lottare senza compromessi contro il peccato. Di lottare senza compromessi contro la corruzione, che si allarga nel mondo di giorno in giorno in più, e di dedicarci con paziente perseveranza alle opere della giustizia e della pace. Pentecoste come battesimo della Chiesa, questo ha messo in luce Francesco a Regina Coeli in Piazza San Pietro. È in quel momento che inizia il suo cammino nella storia, guidata dalla forza dello Spirito Santo. La Chiesa non nasce isolata, nasce universale, una, cattolica, con un'identità precisa ma aperta a tutti, non chiusa. Un'identità che abbraccia il mondo intero, senza escludere nessuno. A nessuno la Madre Chiesa chiude la porta in faccia. A nessuno, neppure al più peccatore. A nessuno. E questo per la forza, per la grazia dello Spirito Santo. E la Madre Chiesa apre, spalanca le sue porte a tutti, perché è madre. Quella presenza ancora oggi è fusa su di noi e sulla Chiesa, spinge ad uscire dalle mediocrità e dalle chiusure per comunicare l'amore misericordioso del Signore con la lingua del Vangelo e il fuoco dello Spirito Santo.